Nel Vangelo Gesù dice una frase che ben si collega a questa nostra a questo nostro itinerario di discesa nella nostra anima, nella nostra vita. Gesù dice: guai a voi quando tutti diranno bene di voi. Beh, veramente è una frase che spesso ho letto, ma un po' tutti abbiamo anche ascoltato, ma su cui pochissimo, se non raramente, io ci ho un po' suggerito. Vi racconto un piccolo episodio, ma che ti fa riflettere. Anni fa andai a tenere una meditazione all'OFS di Campobasso. Era l'OFS regionale, cioè tutte le fraternità dei francescani secolari del Molise vennero a questo incontro e io tenni questo incontro, questa meditazione, ma non per mio merito, anche se a me piace, è inutile negarlo. Alla fine la gente disse, insomma, di essere rimasta soddisfatta, erano contenti, fecero tante domande, eccetera, eccetera. L'assistente regionale dell'epoca mi disse una frase, appunto, mi disse questa frase del Vangelo. Disse: "Uè, Francesco, ricordati che Gesù dice: guai a voi quanto tutti diranno bene di voi." Beh, è una frase che va capita, va collocata, va contestualizzata e io voglio farlo, voglio contestualizzare questa frase con il commento che ne fa padre André Deignaux nel libro La via dell'imperfezione. Dice: dopo che abbiamo incominciato a scendere, non si parla più bene di noi, anzi, spesso si parla contro di noi. Si scherza sulle nostre mancanze e sui nostri difetti. Appaiono chiaramente tutti gli sbagli che non possiamo più nascondere. Ecco, molte volte la gente dice bene di noi perché non vede e non può, e io dico anche non deve vedere il male che è in ciascuno di noi. Però dobbiamo dire che noi non abbiamo solo male dentro, noi abbiamo bene dentro. E quindi è vero che alcune volte la gente dice bene di noi perché non vede il male che io ho dentro, ma molte volte la gente dice bene di un'altra persona perché la gente sente il fiuto della presenza di Dio e il fiuto dell'autenticità. È la discesa, continua padre André, nell'umiliazione di avere per nemici quelli della propria casa. I nemici, molte volte, quando tu inizi a ragionare con la logica di Dio, i primi nemici sono proprio quelli che ti sono vicini perché non capiscono questa logica di Dio. Ci vediamo domani, Pare Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.